amichevole di lusso per la Sicula Leonzio, neopromossa in eccellenza contro un Acragas che la scorsa stagione ha dominato e vinto il campionato di Serie D. Quindi il match amichevole, la spunta, la squadra allenata da Nicola Legrottaglie, 3-0 il parziale finale, il gol proprio del Tris arriva al terzo minuto di recupero ad appesantire il risultato, non la prestazione però della squadra bianconera che ha giocato davvero molto molto bene, coprendo assolutamente bene gli spazi, andando anche a poter realizzare più volte il gol del 2-1 che sarebbe stato probabilmente anche la misura giusta di un test molto molto prezioso per mister Sebi Catania. Quindi Legrottaglie è soddisfatto, ma soddisfatto anche Sebi Catania, così come è soddisfatto anche il direttore sportivo Davide Mignemi a conclusione della partita. Allora sentiamo in un estratto direi che a suggello di questo bel pomeriggio di calcio e di sport a Torre del Grifo, nella casa del Catania Calcio, ma che oggi è andata in prestito per l'Acragas di Nicola Legrottaglie e per la Sicula Leonzio. Sentiamo quindi il mister della Sicula Leonzio, Sebi Catania, sentiamo Nicola Legrottaglie e Davide Mignemi, direttore sportivo bianconero. Considerando il fatto che l'Acragas disputa il campionato di Lega Pro, diciamo che abbiamo fatto una grande partita, siamo stati bene in campo, togliendo l'errore sul primo gol, dico che poi non hanno tirato in porta per tutti i 90 minuti. Sono soddisfattissimo dei ragazzi, hanno fatto, ripeto, una buonissima gara, considerando il fatto che da 10 giorni che lavoriamo assieme. E la condizione e soprattutto il saper stare bene in campo ci fa ben sperare per il futuro. La squadra è stata in campo, è stata bene, era corta come avevamo chiesto, i ragazzi hanno fatto alla lettera quello che abbiamo provato prima di questa amichevole. È chiaro che sul primo gol abbiamo preso quell'1-2 che un po' ci poteva tagliare le gambe, ma non è stato così, perché poi la squadra ha reagito alla grande, abbiamo fatto grandissimo possesso palla. Non dimentichiamoci che noi siamo in eccellenza, loro sono in Lega Pro, questa è la dimostrazione lampante che nel calcio, quello che ho detto sempre ai miei ragazzi, è che ci sono tantissimi giocatori che sono in Lega Pro, anche con un po' forse più di fortuna di quelli che abbiamo noi. Io dico che abbiamo intrapreso un nuovo percorso, siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare finora e con molta umiltà dobbiamo guardare avanti e lavorare sempre di più. È sempre bello fare esperienze nuove, siamo molto emozionati, siamo molto stimolati nel voler far bene, nel lavorare bene, stiamo lavorando bene, siamo ovviamente nella fase di carico maggiore, quindi non potevo pretendere tanta brillantezza da parte dei miei giocatori, ma ho visto già dei concetti su cui abbiamo lavorato che oggi li hanno messi in pratica, quindi sono molto, molto felice di quello che i ragazzi stanno facendo, pur sapendo che fisicamente non erano ovviamente non avevano la gamba che aveva il Lentini, quindi era normale, me lo aspettavo, però siamo contenti. L'Atletico Leonzio ha giocato bene, ha giocato molto, molto, erano molto concentrati, aggressivi, non era facile giocare, però in questi periodi poi è sempre difficile affrontare queste squadre. Noi abbiamo fatto 1-2 molto bello, due o tre azioni che abbiamo provato durante questi giorni, e a me quello interessa, che loro stanno già metabolizzando i miei concetti. Poi abbiamo tenuto bene la palla, non abbiamo rischiato niente ed era quello che ci siamo prefissi, ma senza pretendere nulla, ma solo essere compatti, come hai detto te, che è uno dei miei principi, perché quando si è compatti tutti i reparti possono aiutarsi e quindi gli spazi sono di meno per gli avversari. A me è sempre un piacere tornare qua in questo posto dove ho vissuto 3 anni bellissimi. Ho dei ricordi meravigliosi, anche i catanesi avranno un ricordo meraviglioso di me, perché comunque abbiamo scritto la storia e credo che quello è quello che conta. Quando vai in un posto lasci il segno, sia sotto il profilo professionistico che anche umano, che è la cosa principale. Questo ti fa piacere, quindi tornerò qua sempre volentieri a fare il ritiro, quindi in questo momento non è un caso, diciamo, il mio primo ritiro da professionista l'ho fatto a Torre del Grifo, quindi sempre ringrazierò Catania e anche i ragazzi che hanno contribuito alla promozione dell'Acragas l'anno scorso, sicuramente va fatto un merito anche a loro. Noi abbiamo le gambe piene di carichi di lavoro e
Quindi per noi era solo una sgambatura. Poi il fatto che comunque sia stata coronata anche da una buona prestazione contro una squadra che è chiaro che comunque fa il campionato di Lega Pro, per noi è solamente che un onore raccogliere i complimenti degli avversari. La Sicilia in questo momento è al lavoro per questa preparazione precampionato che ci avvicinerà con queste amichevole all'inizio della nuova stagione e, come dicevo prima, in questa fase interessa soprattutto conoscerci bene, quindi essere assidui ai dettami e agli schemi del mister che lavora mattina e pomeriggio per cercare di inculcare il proprio credo, e soprattutto in questa fase è importante prepararsi fisicamente e i carichi del professore Mica stanno iniziando a dare i loro frutti. Poi, come dicevo prima, in questa fase il risultato sia di Biancavilla che con l'Agragas lascia il tempo che trova.